Buona vista a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo appuntamento qui su Life is Strange Before the Storm. Nello scorso episodio è successo di tutto, veramente è successo tantissimo. Mi raccomando, andate a recuperare se ancora non l'avete visto, perché quest'oggi continueremo e siamo finalmente arrivati in una parte, in un atto, come ho chiamato nella scorsa volta, molto molto importante, ovvero questa recita, questo spettacolo della nostra amica Rachel. Noi dovremmo poter entrare all'interno dello spettacolo, nel senso andarla a vedere, andarla a guardare. E quindi mi raccomando, tanti pollici in su, tanto supporto per questa serie che probabilmente volge al termine dell'episodio. Poi andremo avanti quando uscirà il terzo episodio e ultimo. Quindi siamo a metà, sì, siamo più o meno a metà della storia. Ok, come ben sappiamo, ogni volta sul finale di ogni episodio c'è sempre qualcosa che ci fa venire voglia di. No, mio Dio, devo continuare per forza, però poi dobbiamo aspettare. E ci siamo quasi. Ok, siamo nel backstage. Tempest, c'è sempre questa tempesta in arrivo quasi. Quella su Life is Strange, chiamiamolo 1, è stata veramente devastante. Qui, beh, sta arrivando un po' prima perché ci siamo già quasi. Ed eccoci qua. This day has been so messed up. At least I can talk to Rachel now. Ok, allora vediamo un attimo. Max. Cara Max, 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 Max. No, mi era arrivato un messaggio. Esatto, di Steph. Utilissimo per la causa. Va bene. Riproduci. SG. Must be Steph. Sucks that she has to miss this. Non voglio fare danni, non lo so, quindi andiamo a vedere il portatile. After all the work Steph did, it's amazing that she would drop everything to be there for us. Ah, ecco perché non c'è. Ci ha mollato tutto per stare con il ragazzetto, il fratello di Drew. No, fantastico. I've already seen what happens when Rachel plays with fire. Rachel plus swords should be fun. Beh, sì, sappiamo che cosa succede con Rachel nei dintorni. Parla. Sup, Mr. Keaton? Ah, the birds flee the girl as do her thoughts. Their presence replaced by madness. Tell me, Ok. young lady, do you still believe true love is a lie? Sì. For sure. The only person you can trust in this L'abbiamo world is detto, yourself. abbiamo dato questa risposta Everything tanto else tempo is fa, just però sì. hormones and fairy tales. A cynic's wisdom takes no prisoners, budding dramaturge. May your propitious appearance counteract the tragedy of Stephanie Gingrich's sudden recusal. An emergency, she says. Ward. Beh, Stephanie facevo was our tutto il lion lavoro of the lei, light board, infatti. but platitudinal though it may be, the show must Must go sojourn on. forth. Più o meno. That dude is weird. Sì, meglio non rispondergli e girarli proprio davanti. Che cosa vuole Rachel? Come sta andando col tuo lavoretto? È successo un casino, ma lo puoi dire forte. Ma tu stai bene, vuoi parlarne? Beh, dimmi dove sei. Eccola, magari ci raggiunge. Perfetto. Così almeno non la dobbiamo cercare noi. Ehi, Hey, Dana. Dana. Did Doug dig David's garden or did David dig Doug's? Did Doug dig How if David's I know? garden or did David? Did Doug dig Vabbè, dai, si David's sta garden? esercitando, diciamo, vorrei ben sperare. Vediamo qua dietro, entrare nel tendone. Ok, no. Voglio prima vedere che cosa c'è qua intorno. Posto sulle droghe, calendario della pallanuoto, non mi interessa. Tramezzo, posso fare un graffito? RA will suck as Prospera. If VC had any talent, maybe she would have gotten the part. R.A. e Rachel. Talent? Is that what got Mr. K to cast you, slut? Guess they don't call it drama for nothing. Mentre VC è Victoria, se non l'aveste capito. Samantha, che cosa guardi? Cosa stai spiando? That's some shameless eavesdropping there, Samantha. Samantha, ma che. Hey, Samantha. Ciao. Shh. Amesh. Certo, Nathan, giustamente devi. please. I can't do it, Dad. I'm sorry. Keep your voice down. Now listen to me. Ascolta. You don't understand. They all hate me.
they're just gonna laugh at me. Why do you suppose that is? Because you don't know. Because you show weakness. Just like you're doing right now. But Dad... When will you learn that this isn't about you and your problems? This is about the Prescott name. My name. You will not embarrass me. Che pressione. Yes. Good. Now. Break a leg. I'll see you after the show. Ah, beh, sì. Che cosa devo dire? Togliti. Chi se ne frega, problemi loro. Che vuoi? Ethan. Quanta voglia ho di entrare nel suo camerino e stuzzicarlo per farlo innervosire ancora di più. Samantha, tu stai lì, io ci provo, vediamo. Boys changing tent. Ah. Thanks. Giusto. But no thanks. Volevo solamente far arrabbiare Nathan, cioè mi sembra una cosa normale. Hey Hayden. Address me as Ferdinand, good lady. Sì, sì, come vuoi. Vai a farti. All right. Hey, go fuck yourself. Super lame, Chloe. I mean, super lame, fair maiden. Great method acting. Really? Thanks. Sì, lui ci crede. Ok, allora, dai, facciamolo, cioè avevo troppa voglia di... Chloe Price presents Firewalk Laser Light Spectacular. Ora ne rompe uno al 100%. Ok, no. Ok, abbiamo fatto un po' tutto quello che c'era da fare qui. Possiamo andare negli spogliatoi, però quelli femminili. Rachel? Entra nel tendone. Ancora c'era Dana che faceva talk, tick, 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 tick. Perché c'è Victoria e non c'è Rachel? Ma soprattutto, se non avessimo salvato insomma, avete capito, a Rachel, sarebbe stata la stessa cosa oppure... Non lo so. Che sta facendo? Non farei mai bere quel tè o che cos'è a Rachel. Mai. Non ci posso credere, sin da qui, sin da allora. It was shady as shit. Fin da allora combinava ste robe. I need to find whatever Victoria slipped into that drink. Allora, aia, c'è Frank che ci ha mandato un messaggio. Aia. Cosa è successo? Hai trovato i soldi? Price, dove sono i soldi? È una cosa seria, smettila di cazzeggiare. Oddio. Oddio, ci vuole vedere domani, vuole delle risposte. Vabbè, ma dopo tutto quello che è successo. Allora, borsetta, vorrei vedere... No, svuota subito. Voglio vedere che cosa ci ha messo. Ce l'ha buttata via. Pastiglia. Aspetta, aspetta, aspetta. Victoria, andiamo con ordine. Jesus, actually a pretty talented photographer. Ok. Pastiglie, pastiglie. Muscle relaxers? Gli ha messo delle compresse, dei medicinali che... Hurry now before your tea gets... Hey! What are you doing here? This area is for cast and crew only. Sono qui per Rachel. I'm here to support Rachel. How nice. I want to make sure she's... relaxed before the show. Whatever. Attenzione. Oh, Rachel, Amber. It was customary among the thespians of ancient Greece for the understudy to offer hot tea to the lead actress on opening night, as a way of showing appreciation for her tutelage.
It is in that spirit that I offer you this beverage. May it help to reveal. Ma dai, è la cosa più inquietante del mondo. Dovrebbe capirlo. That, thanks. Distrai Victoria o affronta? Ma io l'affronto, ma chi se ne frega? Bitch, dose your tea. Whoa. How dare you? Victoria, could this possibly be true? Of course not. A dropout Chloe is clearly directing her misplaced anger at me. Vediamo se Rachel mi crede. Your life is a mess, but it's not my fault, okay? Bevilo tu. Chloe, Victoria is my friend. She would never do anything to sabotage me. Then she should prove it. Drink the tea. What? Che faccio fatto? Don't dare insult Victoria's integrity like that. Then again, if that's what it'll take to convince you that Victoria is a good and caring person, fine. Come on, Vic. Put dropout Chloe in her place. Ah, ecco, ok. Non ci potevo credere. Cosa? No, non vuol... Cosa? Non ti piace più il tè? Hai qualche difficoltà? Oh, happy? So happy. Whatever. If you're done accusing me of things, I'll just be on my way. Bitches. Ciao. Wow. Saved my ass again. Price. All in a day's work. And this has been a particularly batshit crazy day. Oh, hey. That's mine. A shirt for a free spirit. I knew you were gonna pick that one. Ho fatto bene a cambiare maglietta. Read me like a script, Rachel Amber. Sweet party. We're ruined. The show is ruined. Bene, that benissimo. My dear young artists, a misfortune most unkind has befallen us. Juliet is waylaid. That infernal inferno is the culprit, closing down the roads and robbing us of our aerial. Okay. Would that she could but manifest on her master. Sì, va bene, okay. Spirit. Alas, devoid and understudy, the situation is a dire one indeed. I'm afraid we may have to cancel. Dai, dopo tutto quello che abbiamo fatto. Truly, we are a cursed lot. Even my prodigious imagination cannot conceive of a worse turn of fate. Attenzione! Touché. Non ci credo. È crollata perché si è presa il tè. What? No. Mr. Keaton. No. Chloe could step in for Juliet. No fucking chance. At least until the road's clear. The cynic. No, non ci posso credere. Juliet's costume. No. She is indeed. Tell me, my dear, have you ever acted before? No. Hell no. She's being modest. We play improv games all the time. And she's fantastic at it. My dear, what if I told you that the entire fate of the production rests upon you? No, ma non ci posso credere. Ma che devo fare? Lei è collassata. Ma qualcuno chiami un'ambulanza. Super fucked. Chloe, please. For me. Non mi fa nemmeno scegliere. Non mi fa nemmeno scegliere. Non ci posso credere. I can't believe Rachel's talked me into this. Ok, allora, spero che non mi debba ricordare. Seriously, have to memorize all of this. No, ma non me le ricorderò mai. Ma io dirò cose Thanks, a caso. Rachel. Non se ne parla. Cioè, no, vabbè, impossibile. Non me le ricorderò proprio mai. Certo. Sì. Ok. Va bene. Ciao copione, non ti leggerò mai più. Oh, vedrai. E vedrai proprio bene. Allora, specchio, vediamo un pochettino. È l'unica graffito, ma non me ne ero accorto prima. Lipstick,
Use it to tag shit. Forse non lo potevo fare. Tragedia. Got it. Ci sta, ci sta. Il prezzo delle vanità. Ok. Allora, appunto, guarda. Why does it feel like Steph is mocking me from afar? Ok. Copione l'abbiamo già visto. Beh, sono sicuro che dovrei rileggerlo perché magari qualcosa dovrò dirla io. Però non c'ho proprio voglia e quindi andiamo avanti. Quindi usciamo, non so se devo uscire da questa parte, vediamo se. The only thing worse than looking at spandex is being forced to wear it. Sì, immagino. Ci siamo. By accident most strange, bountiful fortune hath mine enemies brought to the shore. Che dobbiamo fare noi? Cease more questions. Thou art inclined to sleep. Queste battute le ho lette prima. And give it way. I know thou canst not choose. Come away, servant. Come. Ah, shit. I'm on. That's you. I am ready now. Get up there. Sì. Approach, my Ariel. Come. Damn it. Con tanta voglia. I've got this. I just walk to Rachel and say my line. Ok, cassa, faretti, mi sa che devo mettermi qua. Rachel, parla. All hail, great mistress. I come to answer thy best pleasure. Most fearless, generous spirit. Hast thou performed to point the tempest that I bade thee? Ho suscitato una tempesta. Wrought a storm across the seven seas, raining and raining. Shit. The king's own ship I saw such rain assail, and by this detail knew it for thy work. Well done. Who was so firm, so constant, that this coil would not infect his reason? Not a soul. The king's son, Ferdinand, was the first man that leaped from his ship and cried. L'inferno è vuoto, l'inferno è pieno, l'inferno è qui. Cried, hell is here, and all the devils are here, because hell is here. Close enough. Ah. But are they, Ariel, safe? E che ne so? I guess this is when I'm supposed to walk somewhere. Dove devo andare? Da Dana? Nel relitto. Nel relitto. Nel relitto, ho visto qua. Not a hair perished. And as thou badest me, I have dispersed them about the isle. In gruppi. In totalmente a caso. Troops! Bravo! Ariel. Thy charge exactly is performed. But there's more work. Is there more toil? Let me remember. No, no, io non devo ricordare niente. Promised. Sei tu che mi devi ricordare qualcosa. How now? What is't thou canst demand? La mia libertà. My liberty. Indeed. Oh, yes. Thy liberty? Nay, this most of all I will not grant. That's not her line. Is it? What's going on? Ma... But thou assured me. No, sta improvvisando, ragazzi. Didn't thou? I never said how dearly I hold thee. My habit's been to keep my soul well draped. Most loyal spirit, companion, and friend. Is acting in my service not replete with excitement, amusement, and delight? Of course, mistress. Most truly it is so. Mr. Keat, they're way off script. It's magical. Then why, I pray you, wish you to be free?
L'eccitazione non è come la felicità, o l'eccitazione passerà. Non lo so, mi sa più poetico, non è come la felicità. Mettiamoci la felicità in mezzo. A mere counterfeit of bliss. These storms and these adventures. I prefer to know thou still cared for my plainest self. I have thee in my grasp. I will not bend. I will not see thee flying forth alone. The envy would be more than I could bear. Allora vieni con me. So come with me. Is that not in thy power? Spirit, take my hands. Most faithful friend, for but a little longer I beseech. Continue in thy service to my schemes, and when they are complete, I swear to thee, we shall fly beyond this isle. The corners of the world are mere prologue. I'll seek to make thy happiness so great that e'en the name of liberty is forgot. What sayest thou to my most hopeful wish? Wow, ragazzi. Yes, I am most pleased. No, che figata. Your duty done for now, so go forth hence with haste. I've work to do. Thanks, Chloe. Well done. An admirable effort. And the ending? Ma vabbè. Absolutely transformative. I am humbled. No problem. Cioè siamo... What the hell just happened? Was that real? Shake it off. Come on. We'll visit Caliban, my slave. Tis a villain, sir. I do not love to look on. He does make our fire, fetch in our wood. What ho! Slave! Schiavo. Caliban! Come forth, I say! On! As wicked do, as e'er my mother brushed. Thou poisonous slave, got by the devil himself. Filth as thou art, I have lodged thee in mine own cell, till thou didst seek to violate the honor of my child. Shit. He's crying. No. Fetch us in fuel, and be quick. So, slave, hence. Fuck you. No, non ci posso credere. Wow, ragazzi, a parte che sta continuando tutto lo spettacolo. Ma a parte la parte di Nathan, noi abbiamo praticamente composto, noi abbiamo creato lo spettacolo. Play is super intense. What is it? A spirit? Cioè siamo stati noi a modellare questo spettacolo, a dare delle risposte. No, questa qui è stata davvero una figata. A parte la parte di Nathan, pazzesca. Veramente pazzesca. I will resist such entertainment. Put thy sword up, traitor. Ok, qua c'è tutta la parte poi, vabbè, finale. Ci fanno addirittura vedere tutto lo spettacolo, anche le parti in cui non ci siamo noi. His tears run down his beard like winter's drops from eaves of reeds. Go release them, Ariel. My charms I'll break. Their senses I'll restore, and they shall be themselves. Okay. Now my charms are all overthrown, and what strength I have's mine own. Pray, release me from. Stavo pensando che la scena con Nathan potrebbe centrarci con qualcosa che poi successivamente è successo in Life is Strange 1. Che non dico per chi magari non ha visto, anche se ora nel finale Nathan sembra tranquillo, sembra calmo, sembra come se non sia successo niente, sembra come se
effettivamente lo spettacolo dovesse svolgersi in questo modo. Però nel momento in cui è entrato Nathan sembrava invece che Rachel l'avesse, come si vuol dire, caricato un po' di insulti, eh? E quindi lui sembrava ci fosse rimasto male. Per il resto scena fantastica con noi, scena davvero fantastica. Non so se c'erano risposte giuste o sbagliate, da quello che diceva lui l'insegnante sembrava di sì, perché ci sono andato vicino con una risposta, con le altre le ho azzeccate, e poi alla fine era tutta mia la decisione, perché anche Rachel è andata fuori dai binari e quindi abbiamo improvvisato. Wasn't that fun? You're so dead. Yeah? How dead? Hella dead. Bravi, si vede proprio che è abituata. Grandi, grandi. Grande Nathan, soprattutto, attore vero. Attore nato proprio. Grande, grandissimo. Perché lei? Con che faccia poi? Ma che vuole? Ok, siamo dopo lo spettacolo. È andato bene. È andato bene, come abbiamo visto fino a poco fa. Non so se questa parte adesso ci condurrà a un qualcosa o se è il finale di questo episodio. Quindi lo scopriamo insieme. La musica è già abbastanza alta e, come ben sapete, devo per forza parlare, dire qualcosa. Magari se vi descrivo delle scene che voi potreste dirmi, beh, ce la faccio anch'io a vedere, magari che c'è una bici e un pallone, però la dico. Perché sì, perché devo farlo. Comunque, episodio molto molto pieno di roba. Non mi aspettavo che si potesse vedere tutto lo spettacolo. Stanno prendendo anche in giro il professore, ovviamente. Soprattutto la parte in cui non c'eravamo noi. Va bene, ok, Nathan, ma poi anche il resto. È stata un'aggiunta abbastanza gradita. Loro hanno proprio improvvisato. Ora Chloe si convince e diventa lei un'attrice pure. No, non è vero mai. Ok, sono sollevata. Beh, non è ancora finita, Chloe. Ti ricordo di Frank. Ti ricordo di Frank che ci ha detto ci vediamo domani. Vabbè, sì, dai. Sì, confermo. È stato bello. Di qualcosa di dolce o di qualcosa di stupido? Dai, diciamo qualcosa di dolce. Ah, così un po' troppo, però. Va bene, lei non risponde, però forse abbiamo un po' esagerato. E beh, avevo capito che lei era seria durante lo spettacolo. But that was... Don't say it was just a crazy thought. You mean it. I can tell. You want this. Yeah, but... like... eventually. Let's go now. Didn't we already agree on stage? We can't just... Why not? Macchina, soldi, genitori, vabbè... sì, in effetti anche genitori, perché dovrebbero essere abbastanza... piccole ancora, ma proviamo macchine intanto. How far could we possibly get without a car? I thought you were fixing that truck in the junkyard. Sì, ma ancora non fa. I was just seeing if I could. Well, can you or can't you? Forse. Maybe. It's not like I do this all the time. You'll figure it out. But you don't even know what shape it's in. I don't need to. Because I know you, and I know what you're capable of. Okay. In other words, we've got transportation covered.
Ah, ha deciso lei così, ok. Soldi? What about money? I thought you were a high-rolling criminal now. I collected Magari. The money Frank wanted, but then I gave it back to Drew instead. It sounded like he needs it more. No shit. But man, I'm not looking forward to what Frank has to say when he finds out. We'll figure it out, Chloe. Anyway, I've got more than enough to start us out. I always get birthday money from my dad. Or should I say, hush money. Perché suo padre sa che lei sa? Genitori, ne stavamo già un po' parlando. I know our parents have been shitty, but we can't just leave them. That doesn't sound like Chloe Price. But I'm the only one my mom has left. You're right. What am I saying? She's Immaginavo. Ok, hai vinto. Vabbè, mi sa che ci doveva portare a questa conclusione. You tell me. What uniquely twisted location does Chloe Price plus Rachel Amber equal? Senza meta. I'm feeling like an indefinitely long road trip. That sounds like the greatest idea anyone's ever thought of. You and me. Driving down the coast, filling up our truck with hilarious souvenirs, and every night we'll find a different beach to walk along and watch the sun go down. I love this time of night. Don't you just feel like everything's possible? Non so se ancora sta recitando o se è seria. Probabilmente sta ancora recitando. Rachel, stop. You don't mean this. It's just making me feel like shit that this life you're describing isn't going to happen. For fuck's sake! I've never been more serious in my life. E per dire ciò, per sottolineare il fatto che era seria, si metterà a girare. What would it take to convince you? Un tatuaggio, il tuo braccialetto? Attenzione! Attenzione, attenzione. Allora, il suo braccialetto poi va a finire a Frank? Se non sbaglio, sì. Un tatuaggio non credo di ricordarmi una cosa del genere. Però il braccialetto è una cosa un po' meno. Il tatuaggio è più... Dai, facciamo il tatuaggio. Give me a promise in ink. Like a contract? Nope. Ah, ma non così. Che si toglie. Ma cosa? Ma così non è giusto. Allora a questo punto meglio il braccialetto. Ma poi una stellina. This is temporary. Ah, ok. The deal is you get it done for real. Then I'll believe you. Allora, tipo, no. What if I said let's leave tonight? Really? Sta nevicando? Davvero? What is this? Ok. Inizia a esserci. Inizia a esserci qualcosa di strano in tutto ciò. Vi ricordate la neve in Life is Strange? Quanto era determinante tutto il cambiamento climatico? E qui... Wow. Stanno partendo davvero? Sì, ma il pick-up ancora non l'hanno riparato. Vabbè, vediamo che cosa succede. Vediamo che cosa succede, anche se... James Amber... Ah, sono a caso, ok.
Mi sembra strano che loro riescano a partire questa sera. Ah, questa è casa sua. Ok. Allora ragazzi, siamo all'interno della casa di Rachel. Io però direi che l'episodio si è fatto veramente lunghissimo, lo so già. Quindi, mi raccomando, mentre vi saluto vediamo le ultime immagini, poi riprenderemo da qui. Possibilmente dobbiamo fare qualcosa di stealth, non lo so. Comunque ragazzi, mi raccomando, tantissimo supporto per questa serie con tanti pollicioni in su, commenti qua sotto, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E siamo tornate, sì, siamo tornate, però... Cioè, padre di Rachel, noi dobbiamo salutarci. Rachel's home. And she, brought her new friend. Perfetto. Direi che ci possiamo salutare qui. You're just in time. Questa cena non la faremo mai insieme. Chloe, was it? Perfetto. Abbiamo la possibilità di fermare il tempo con questa risposta, la vedremo nel prossimo episodio. Un saluto a tutti, mi raccomando, non mancate, vi aspetto. Ciao.